Un test diagnostico molto sofisticato, la cosiddetta superamniocentesi, rischia di generare allarmi senza motivo nelle future madri, lo dicono gli esperti della Mangiagalli di Milano. L'hanno chiamata superamniocentesi, è l'ultimo degli esami diagnostici prenatali. Prevede, come la villocentesi e l'amniocentesi, una percentuale di rischio, ma al costo di 1.500 euro promette molto di più. Una mappatura completa e precisa del DNA del feto e delle sue eventuali anomalie. In sostanza segnala ogni minima variazione genetica e ciò getta nello sconforto più totale i genitori, spesso senza motivo. Sottoponendo il feto a un'analisi del patrimonio genetico estesa, abbiamo una probabilità molto alta di trovare delle differenze che non posso chiamare malattia, che non posso chiamare forse neanche mutazioni. Abbiamo la probabilità di trovare varianti, di trovare delle irregolarità di cui io non so interpretare assolutamente il significato clinico. Molte donne lombarde si sono già sottoposte all'esame e ora vivono in questo stato di confusione e di ansia. I medici della Mangiagalli di Milano, un'istituzione nazionale in materia di nascite, lanciano un grido di allarme perché i danni di questa illusione di ricerca di perfezione non siano poi superiori ai vantaggi. Mangiagalli invita, diciamo, le donne a una riflessione su questo tipo di esame. 97 bambini su 100 nascono sani. Il ginecologo valuta sempre l'età della gestante, la presenza delle malattie in famiglia, la crescita del feto e solo in seguito decide di procedere a ulteriori accertamenti.